Ciao Cristina, sono Gianna, ciao. Ho saputo che ti sei svegliata e hai abbracciato la tua bambina. La voce di Gianna Nannini per augurare un sereno 2022 a Cristina Rosi, la giovane madre che lo scorso anno venne colta da un arresto cardiaco all'ottavo mese di gravidanza, un fatto che causò danni gravissimi e conseguenze neurologiche per lei e la piccola. Oggi Cristina, dopo un calvario lunghissimo e cure costosissime all'estero, è tornata a casa e si trova ricoverata all'ospedale del Valdarno per un programma di riabilitazione. Io sono veramente felice per te e spero di incontrarti appena possibile. Ti faccio tanti, tanti auguri di queste feste e che l'anno prossimo sia tutto tuo e della tua bambina. Un bacio enorme e un abbraccio infinito, Gianna. Non ha ancora incontrato la sua bimba, forse lo farà nel prossimo anno quando, così spera la famiglia, la donna verrà trasferita all'istituto di Agazzi. Era stato il marito Gabriele Succi, incontrato nei nostri studi, a formulare di nuovo l'appello alla donazione perché le cure di Cristina rimangono costose E' dura non è facile e per fortuna troppo, cioè, colgo l'occasione perché c'è tante persone che mi danno mano proprio eh, perché se no veramente cioè, io non sapevo come fare cioè noi non sapevamo come fare economica eh, economica perché la Cristina se no non poteva fare quello che ha fatto a Heisbruck perché come tutti sapete là su costa di qualsiasi cosa fai costa e, e dopo soprattutto anche a livello fisico, diciamo così, con la bambina, con noi, in casa. C Abbiamo tante persone che ci danno a mano tuttora, tante, tante. La speranza è di riportarla a casa. Sì, no, no la speranza, la Cristina non so quando, ma lei tornerà a casa sicuramente. sicuramente. Ora stiamo valutando di, di spostarla un'altra volta, pian pianino si riesce a avvicinarla ancora di più centro ragazzi. Accanto a Gabriele la mamma di Cristina Mirella che non l'ha mai mollata e ora la speranza di poterle far incontrare il prima possibile la piccola Caterina. stiamo dietro a vedere un po' se ci riesce a portargliersi. Ora bisogna vedere un po' Cristina Montevarchi, lei ora è la Crucia Montevarchi. Perché loro non sono tanto... bisogna vedere un po' Cristina com'è a livello di emozioni, queste cose qua, perché c'è il caso che mi faccia anche peggio. Secondo i medici vedere la bimba sarebbe diciamo, un, così, un picco emozionale troppo forte per Cristina? Eh, ora come ora non si sbilanciano, non, non lo sanno, perché ripeto, Cristina l'hanno presa ora sono quattro giorni e non la conoscono bene, bisogna che la prima la inquadri, no? Si fa dei tanti video, si fa vedere i video tuttora, in videochiamate, eh, quando la vede gli manda baci, ve lo si. Sì.